Sono usciti due nuovi singoli dei Blink 182, ovvero More Than You Know e One More Time. One More Time è anche il nome dell'album in uscita, ma ascoltiamoci il singolo One More Time. Già mi piace tanto questa chitarra acustica, molto anche old style dei Blink. Strangers from strangers into brothers. Il testo è incredibile. Into strangers once again. Già iniziare così una canzone ti mette i brividi. Poi con questa chitarra acustica, ripeto, che ti fa molto riflettere. Ti colpisce proprio il cuore. Pianoforte. È una classica ballata. Classica ballata alla Blink proprio. E come i vecchi tempi, mi piace anche che Mark e Tom DeLonge si scambiano le parti vocali. Quando entra questa parte di Tom DeLonge, io sto male. Mamma mia. Ma poi che testo c'è? Pazzesco. Pazzesco. Si vede che la sentono proprio la canzone. Bello questo incrocio di voci. Ora è entrata la batteria di Travis, molto leggera, con le spazzole sul rullante. In questo pezzo non sentiremo classici giri di Travis. È un pezzo proprio da ballate, una vera e propria ballata. Mi piace anche tanto l'appoggio di questo pianoforte. Sarei curioso di sentirle nel live, questo pianoforte. Se sarà una base o sarà un musicista in più che lo suonerà. Mi piace questo One More Time, che è proprio classico dei Blink. Hai sentito questa terza voce? Che è di Travis. L'hanno voluta cantare proprio tutti e tre. Mamma mia, però. Pazzesco. Con la campana finale. E Travis che ritorna con le bacchette e ti fa questa marcetta. È un pezzo clamoroso, è veramente un bel pezzo, è un pezzo ben fatto, è semplicemente una ballata dove non ci sono classici giri, come dicevo prima, di batteria di Travis, però cantano tutti e tre, proprio perché è una canzone che i Blink hanno proprio sentito. Cioè, si parla di cose molto, molto, molto personali. Si parla dell'incidente che ha avuto Travis in aereo, si parla del brutto male che ha avuto Mark, si parla del ritorno di Tom nella band. È un pezzo che veramente i ragazzi sentono e difatti proprio l'album si chiama One More Time. A me mette veramente i brividi questo pezzo, proprio perché non è facile mettersi a nudo così a sorpresa dopo una reunion, dopo che sono tornati insieme, e far venire fuori quella maturità che probabilmente nel singolo precedente, nel singolo di Edging, addirittura è stato detto che volevano fare i ragazzini. Difatti nella cover c'era Tom con il gelato, sembrava proprio dei ragazzini che oramai sono arrivati a 40 anni e dicevano vogliono fare ancora i ragazzini. In questo pezzo veniamo catapultati in un'altra dimensione, si sente proprio che i ragazzi sentono quello che dicono e quello che stanno facendo, appunto One More Time, ancora una volta. È un pezzo che mi ricorda anche le vecchie canzoni dei Blink, che ne so, la più popolare, Miss You, oppure ancora Always,
che sono due bellissime ballate che sono rimaste proprio nella storia del gruppo. E questa canzone penso che, oltre a colpire il cuore degli ascoltatori, soprattutto di noi millennials che siamo cresciuti con i Blink e quindi sappiamo quello che i Blink sono stati nella nostra generazione, risentirli dopo tanti anni così in forma, perché sono in forma ragazzi, e con un album che uscirà di ben 17 tracce, ti riempie il cuore e ti fa rabbrividire veramente. Mi piacerebbe capire che cosa ne pensi tu di questo singolo One More Time dei Blink. Scrivimelo qui sotto tra i commenti. Io intanto sono Rambleo e divulgo musica. Se questa tipologia di video ti piace, ti lascio qui la playlist dove ci sono una marea di reaction, valla pure a vedere. Lasciami un like qui sotto se sei capitato per puro caso, iscriviti al canale. Questa reaction è finita e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!